Salve a tutti, vorrei che dare un tributo a questo anime White. Vorrei dirvi di che cosa ne penso. Allora, io penso che sia un bell'anime, prima di tutto, e che i colori, le espressioni proprio mi piacciono da morire nell'anime. Quindi vorrei dire che è proprio un bell'anime, ha delle bellissime animazioni. Complimenti, è proprio un anime che va liscio come l'olio. È un anime veramente bello, ha fatto molto, cosa dire, diciamo che è diventato molto famoso in YouTube. E vorrei fare complimenti anche all'autrice Angela Vianello. Poi vorrei fargli anche il complimento per il mostro, Onork, mi sembra che si chiami, sì, Onork. È veramente bello, devo dirlo, perché a me mi piace anche disegnare tipo i draghi, queste cose qua, sicché a me piacciono anche molto i mostri. E quindi, come si potrebbe dire, bell'anime, soprattutto vorrei che mi lasciaste un commento sotto e vorrei che cosa ne pensate anche voi di anime, cioè un po' sì, di anime, di White, del vostro giudizio, ecco, un giudizio vostro di come bello lunghetto lo vorrei, perché poi li leggerò tutti completamente e poi un giorno mi farò risentire, ecco. Comunque, credo che alla fine di White, io credo, che Giada e lui, non mi ricordo come si chiamano, scusate, si baceranno. Ovviamente nelle storie degli anime c'è sempre qualche amore segreto, no? Che Giada tiene nascosto il suo amore per lui, si vedeva sin da qualche un pochino all'inizio. E comunque, beh, vorrei fare complimenti ad Angela, bellissimo anime, Angela Vianello, bellissimo anime, che YouTube ha il nome di Gumiten, come potete vedere qua, con un coniglietto bianco. E vorrei anche dirvi che il mio nome non lo voglio affatto Sheila Caccola, perché è stato il mio cugino a scrivermelo. E vorrei che mi chiamaste Axelia 36, AXELIA 36, Axelia 36. Comunque, grazie per aver guardato il video, spero di ricevere un bel po' di mi piace e comunque ciao a tutti nel prossimo video. Brava Angela!